Circa 7 abitanti della Terra su 10 ritengono che l'impatto del cambiamento climatico sul proprio paese sarà grave entro la fine del prossimo decennio. Questo dato emerge da un sondaggio Ipsos condotto l'anno scorso in 31 paesi del mondo. Tuttavia, un altro sondaggio Ipsos ha mostrato che meno del 30% delle persone è disposta a pagare più tasse per finanziare la transizione ecologica necessaria per mitigare questi effetti. A proposito, se vi interessano questi temi e in generale vi appassiona la politica internazionale, sul nostro canale YouTube trovate molti video a riguardo. In Italia questa discrepanza è particolarmente evidente. Il 75% delle persone prevede gravi effetti del cambiamento climatico, ma solo il 22% è disposta a pagare di più per contrastarli. Questa situazione contribuisce all'andamento altalenante delle politiche climatiche, influenzate sia dall'urgenza di ridurre l'impatto ambientale, sia dai costi elevati della transizione. Anche i partiti politici adattano le loro campagne elettorali di conseguenza. Nonostante queste difficoltà, in Europa la transizione energetica ha accelerato negli ultimi 2 anni. La nuova capacità fotovoltaica e eolica è aumentata del 26% nel 2023 e le emissioni sono ormai calate del 30% rispetto ai livelli del 90. Tuttavia, non tutti i paesi dell'UE avanzano allo stesso ritmo e l'obiettivo di riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030 richiederà ulteriori investimenti. In Italia la crescita delle installazioni fotovoltaiche è stata buona, ma non è ancora sufficiente per raggiungere gli obiettivi climatici del 2030. Il paese è ancora indietro rispetto a diversi altri in Europa, come Spagna e Germania. A livello mondiale il consumo di carbone, la principale fonte di emissioni di gas serra, rimane elevato. Sebbene l'Agenzia Internazionale dell'Energia abbia stimato che il consumo di carbone abbia raggiunto il picco nel 2023, la Cina continua ad aumentare la capacità di generazione elettrica a carbone. In questo momento contraddittorio, di grande accelerazione ma anche di rischi di rallentamento, cosa potrebbe accadere? Difficile prevederlo oggi, possiamo limitarci a registrare la realtà, ovvero la distanza che ancora passa da alcuni obiettivi fondamentali per avvicinarsi alla neutralità carbonica entro metà secolo, cioè il 2050. Per l'Unione Europea uno dei target più importanti è quello di arrivare a vendere solo veicoli pienamente elettrici, si chiamano BEV, entro il 2035. Obiettivo che tra 2020 e 2022 è parso lontano ma fattibile. Se nel 2019 la vendita di auto elettriche era ancora vicino allo 0% del mercato degli autoveicoli europei, nel 2022 questa era cresciuta fino al 16% e aveva superato il 21% se includiamo anche le auto ibride plug-in, cioè PHEV. Insomma, su 5 macchine vendute in UE, 4 restano alimentate a combustibili fossili, una è almeno parzialmente elettrica. Tuttavia nel 2023 la crescita della quota di mercato elettrica si è quasi arrestata, tanto da spingere alcuni esperti a chiedersi se questo brusco rallentamento non sia davvero la spia di un malessere più grande.